mani dei prefetti, ritorno in classe degli studenti il 7 gennaio. Il governo ha affidato loro il compito di coordinare i tavoli per il rientro a scuola dopo aver fissato al 75% la quota di didattica in presenza. In poco meno di un mese si tratterà di risolvere quello che non ha funzionato a settembre, in testa i trasporti. A Como, uno dei bacini più ampi e complessi dopo quello di Milano per la mobilità studentesca, ci sono già stati due incontri con tutti i soggetti coinvolti, istituzioni, agenzie di trasporto, ufficio scolastico provinciale. Il Ministero dei Trasporti ci ha comunicato che le disponibilità eventualmente di automezzi potranno essere aumentate. Noi ci fidiamo e contiamo su queste disponibilità aggiuntive e vedremo di trovare una quadra. La situazione è ancora più difficile rispetto a settembre perché il decreto ha abbassato la capienza dei mezzi al 50% dall'80. Raddoppiare i bus però è impossibile, si potrà potenziare in parte il servizio, ma soprattutto si dovrà ottimizzare, anche chiedendo alle scuole uno scaglionamento più efficace degli orari di entrata e uscita degli studenti. La richiesta al momento più potabile è quella di fare un doppio ingresso, cioè tra le 8 e le 10, in funzione del giro dei pullman, in modo tale che lo stesso pullman possa usarlo per il secondo giro. In parallelo si ragiona su un altro fronte, il noleggio di bus turistici, circa 1.600 quelli messi a disposizione in Lombardia da aziende private. Parliamo di almeno tra Como e Lecco di 50 aziende, per un totale di 850 pullman e 1.200 dipendenti tra autisti e impiegati, siamo praticamente fermi adesso. Da marzo le società chiedono di essere utilizzate, la trattativa è naufragata nell'estate, si teme che possa fallire ancora. Che risposta avete avuto finora? Al momento nessuna, c'è un tavolo tecnico in regione che stanno valutando con le varie aziende TPL questa possibile collaborazione, si spera esca una risposta a livello necessità loro e di conseguenza collaborazione da parte nostra. La richiesta di 350 euro è venuta dal tavolo della regione, nonostante noi durante le normali gite valutiamo i PUM dai 500 ai 600 euro al giorno. Pur di togliere gli autisti dalla cassa integrazione, accettiamo volentieri il 350 euro più gli eventuali chilometri extra. A Milano il tavolo sui trasporti scolastici sarà a fine settimana. Al prefetto Renato Saccone toccherà armonizzare gli orari degli istituti con quelli di negozi e uffici. Un aiuto potrebbe venire anche dalla web app di Città Metropolitana, che segnala agli studenti percorsi sui mezzi pubblici meno affollati. Da oggi al 23 dicembre sarà possibile registrarsi, nella speranza che la scuola non debba richiudere ancora.